Sul quai Albert Premier, dove solitamente trovano posto i box della Formula 1, lo scorso weekend sono comparsi dei muri. Muri per una volta non di separazione, ma piuttosto di condivisione. Muri sui quali tracciare messaggi per le generazioni a venire nel linguaggio dei più giovani, i graffiti. Urban Painting, Around the World, ha portato a Monaco 9 artisti tra i più quotati del settore e ha affidato a ciascuno di loro un muro di 6 metri per 2 da riempire di colori sul tema della salvaguardia degli oceani. È un'iniziativa nata da parecchio tempo. Diciamo che sono 5 anni che ci lavoro sopra mentalmente. Però sono arrivato ad incontrare l'altra mia metà che mi mancava, perché io di quest'arte, oppure anche di altra, non è che me ne intenda molto e ne capisca molto, però mi piace l'organizzazione e la realizzazione di eventi e di situazioni culturali. Ho incontrato Mr. Sperstra, che è un grande conoscitore, perché è di famiglia proprio conoscitore di street art, e ci siamo capiti e abbiamo immediatamente creato una sinergia. Da una parte la realizzazione tecnica su Monaco, che non è semplice, e dall'altra la selezione di artisti, perché oggi finalmente la street art è passata dallo sporcare i muri ad un'arte riconosciuta di grande valore. Tra gli artisti internazionali spiccava l'italiano Ethnic, Alessandro. Com'è cominciata? È cominciata 25 anni fa a Firenze e poi viaggiando siamo arrivati qua. Ma è cominciata in maniera legale? È cominciata in maniera legale, cercando degli spazi legali, vai, diciamo così. E poi è diventata una vera professione, un'arte. Sì, ci siamo dati da fare, dico ci siamo perché siamo tantissimi in Italia in associazioni e dopo 25 anni è diventato un lavoro. Adesso cosa fai? Sei in giro per il mondo per le tue esposizioni? Tu hai uno stile molto particolare, Ethnic. Sì, io lavoro sull'agglomerato urbano e la città e lavoro in città, quindi viaggio tanto sia in Italia che all'estero e quindi prossimamente la mostra a Parigi, poi ho delle trasferte in Malesia quest'estate e poi devo andare anche in Germania e così via, insomma, tutto l'anno. Il principe Alberto II si è intrattenuto con gli artisti, facendosi spiegare i contenuti e il messaggio di ciascuna opera e in alcuni casi contribuendo con qualche spruzzo al completamento del graffito. I muri dipinti di Urban Painting Around the World sono andati all'asta, curata da Art Curial, che si è svolta domenica in chiusura della manifestazione e che rimane ancora aperta per chi volesse approfittarne, visto che parte del ricavato sarà destinato alle attività della Fondazione Prince Albert II.